Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gli rispose: amerai il Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Il grande comandamento della legge è quello che anche Dio osserva, il riposo del settimo giorno. Dio il settimo giorno si riposò e questo comando che troviamo nel terzo comandamento, espresso in maniera forte, sicché i dottori della legge e i farisei volevano mettere alla prova Gesù e si aspettavano come risposta che il più grande comandamento, il grande comandamento della legge fosse il riposo sabbatico, questo per accusarlo, per tendergli un'insidia, per metterlo alla prova, per dirgli: e allora tu perché non osservi il sabato, guarisci di sabato? I tuoi discepoli strappano le spighe di grano il sabato, fai tante cose di sabato che tu non potresti fare. E invece Gesù dichiara che il grande comandamento è l'amore. Gesù stesso ci dirà: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E il punto di riferimento non è tanto noi stessi, ama il prossimo tuo come te stesso, ma è amare Dio e amare come Dio. Amare Dio anzitutto, è per amore di Dio che dobbiamo amare i fratelli con lo stesso amore con cui Dio ama i fratelli. Un amore generoso, pronto, immediato, un amore sempre disponibile, un amore che è a prescindere dal ritorno di amore che gli altri possono ricambiare. Da questo dipende la nostra stessa vita. E puoi dire veramente, se sei osservante della legge, se realizzi in te le profezie, la parola di Dio, la accogli solo se vivi nella dimensione della carità e dell'amore. Buon cammino di santità per tutti.